Sono Lavinia, come al solito farò un nuovo video. Ne ho già fatti due fino adesso, però uno l'ho eliminato e ne devo mettere due su YouTube. Sì, due, ne devo mettere due su YouTube. Mi sa che uno l'ho eliminato comunque. Però adesso vi farò vedere, dopo il trucco con la magia, vi farò vedere. Babbo Natale! Ciao, sono Babbo Natale, mi chiamo così perché vi porto giocattoli e sono del Natale, io sono del Natale! Vabbè, perdiamo solo tempo. Quindi, vi farò la review di questa qua. SP portatile. Vabbè, comunque questa è la PSP portable, quindi la PSP portable. Vabbè, meglio non fare chissà che cosa. Allora, vi spiegherò un po' come funziona. E dentro c'è, si può notare, è un vecchio gioco, un vecchissimo gioco, figuratevi, sono passati 3 anni. Comunque, se eravamo nel 2011, cioè nel 2009, era un gioco stupendo, quindi tartarughi, state fermi. Allora, c'è questa, è la, ma stai fermo, scusate, perché dietro c'è il poggia tartaruga, no? Questo è il mio poggio cellulare. Aspettate. Ecco così. Non mi sbaglio. Ecco. Quindi, questa è la PSP. Allora, vi farò vedere una review. Questa funziona molto bene perché è una PSP, dai. Allora, è formata da, un attimo, vediamo qua se si vede meglio. Guardate quanto è sporca. È formata da tasto start, che insomma avvia il gioco oppure lo ferma, select per selezionare al posto della crocetta. Questa è, cioè, per la musica, per cambiare musica. E poi questa è per, cioè, c'è un quadrato che praticamente serve per l'illuminazione, per esempio se vogliamo diminuire la luce, se la vogliamo fare, cioè, se la vogliamo alzare. Per esempio, aspettate che vi faccio vedere. Aspettate un po'. Un attimo. Ok, si è fatto scuro. Cioè, ok. Abbiamo capito. Poi c'è la scritta PSP, ovviamente, volume alto basso, e questo è il tasto per uscire dal gioco. Poi abbiamo una levetta, no? Dove si può muovere un attimo, dove si può muovere. Sinistra, destra, avanti, dietro, poi i pulsanti avanti, dietro, sinistra, destra. Triangolo, che in questo gioco PES serve per, insomma, passaggio filtrante. Poi abbiamo X, che è il pulsante più famoso, e serve per passare. Poi cerchio per crossare, quadrato per tirare. Poi, scusate, poi abbiamo il tasto RL, questo per andare veloce, questo per fare un trucco. Indietro invece, cioè addirittura abbiamo pure qua sopra la fissazione della telecamera per connettere, no? Tipo internet, comunque. Tipo, scusate, per USB.
Poi abbiamo questo pulsante con la scritta LAN. LAN. Se lo facciamo così siamo entrati tipo online. Non online. Dico che siamo in contatto con gli altri giocatori. Sì, andiamo online. Tipo, siamo attivati online. Tipo Bluetooth, comunque. Oh, la stessa funzione. Poi abbiamo qui la scritta PSP con il cerchio. Sottilissimo cerchio. Cerchio, ecco. Praticamente questo, se l'avete notato nella PSP vecchia, era più grosso. Infatti qualcosina cambiava. Invece questo è più sottile. Poi abbiamo qui la batteria. Infatti se premiamo questo pulsante, ecco la batteria. Da, aspettate che vi dico. Questa è la batteria. Non è tanto grande. Scusate per la telecamera al contrario. Sony, aspettate. Allora, 1200 mAh, batteria pack 3,6V. PSP S110 Lion. Model PSP S110 Lion. Comunque, battery pack 1200 mAh, 3,6V. È bella grossa, cioè è bella. E poi qua abbiamo la telecamera. Questa va messa sempre così, raga. Non vi imbrogliate. A volte qualcuno si imbroglia. Cioè, a livello non va messa. Scusatemi, ho sbagliato io. Non va messa così, ma va messa così. Scusate. E poi c'è questo coperchietto. Scusate, ecco qua. Poi abbiamo qua il tasto, cioè non è un tasto, però fa aprire questa cosa, cioè questa cosa. Questo qui dove c'è il gioco, come possiamo vedere, funzioni bellissimo, guardate. C'è la rotellina che fa girare il disco e poi ci sono le altre funzioni, vabbè, che sono ovviamente tecnologiche. Poi abbiamo l'ultimo tasto, che è questo, tasto blocco. Infatti si vede, questa che è un po' accesa. Aspettate, ecco, si vede. Vedete che è un po'... E poi se per esempio io l'accendo... Aspettate un po'. Ovviamente perché ho cacciato la batteria. Sì, io lo accendo. È come se fosse nuova. È appena aperta. Dai, su. Vabbè, per esempio italiano io faccio così, l'ho messo in giù, se premo X, non si fa. Infatti adesso vado a spegnere. Ragazzi, questo è il video, spero vi sia piaciuto, un tutorial sulla mia PSP. Ah sì, scusate, mi sono dimenticata. Scusatemi, sempre io Rimba. Pochi minuti, pochi secondi. Qui va messo il memory stick, che io non ce l'ho, ma è un altro gioco tecnologico. Grazie a tutti, visualizzate, like, commentate e aggiungete i preferiti. E alla prossima, cioè ci vediamo nel prossimo video. E ciao ciao.